Bentornati su Canale Aperti questo blog. Oggi siamo qua a fare l'unboxing di un pacco che mi ha mandato CG Entertainment con un po' di film, quindi sarà una sorta di aggiornamento della collezione di film horror. Insieme a questi film mi ha mandato anche un film che non c'entra niente con l'horror, che è Captive State, un film fantascientifico distopico che vedrò al più presto e farò una recensione di questo film sul mio altro canale Nergasmo, dedicato al mondo nerd, quindi anche film di fantascienza. Vi lascio il link nei commenti per iscrivervi se volete seguire anche altri tipi di video. Andiamo a fare l'unboxing del pacco. Ovviamente l'ho già aperto perché è un unboxing, però io mica posso resistere, ragazzi. Cioè, mi sono fatto mandare un po' di film che conosco, un po' di film che volevo vedere perché non li ho visti, e ci sono veramente dei cult pazzeschi in Blu-ray. Adesso li vediamo insieme. Non so da cosa cominciare. Dai, cominciamo dalle cose più light. Horde, anzi The Horde, film francese che mi ha veramente sorpreso. L'unica legge che conta è sopravvivere. È un film del 2010 di Yannick Dahan e Benjamin Rocha. È un film francese. Di questi due registi, in realtà solo uno ha continuato a fare dei film, e che è Rocher. Aspettate che cerco su Google. Benjamin Rocher si chiama. Benjamin Rocher è l'unico che ha continuato a fare film dopo questo qua. Entrambi hanno esordito al cinema nel 2008 con un cortometraggio che si chiama Rivo all'Anna, che è un cortometraggio action, sparatorie, abbastanza cruento. Dopo questo corto si sono fatti notare e hanno girato The Horde, che comunque è un ottimo film, interessante la trama. Praticamente vede questi poliziotti andare a fare una rappresaglia, a vendicarsi. Fammelo aprire intanto. Insomma, questi poliziotti decidono di andare a fare una rappresaglia contro dei criminali che vivono in un palazzo perché hanno ucciso un loro amico. Tra questi poliziotti c'è anche la fidanzata, moglie, non mi ricordo, dell'amico, incinta. Insomma, quindi vanno lì per vendicarsi, ma quando accade questo scoppia proprio in quel momento un'epidemia di zombie e loro poi sono costretti a, insomma, a cooperare per salvarsi. Insomma, The Horde spacca veramente il culo. Nel Blu-ray di The Horde trovate anche il cortometraggio Rivo all'Anna, la pronuncia francese non la so. Comunque lo trovate dentro questo Blu-ray, che ovviamente trovate sul sito di CG Entertainment. Very figo. Poi, un film davvero interessante, che sicuramente è un film a basso budget, indipendente, quindi non aspettiamoci chissà che, è questo film dove, diciamo, che trae molta ispirazione, secondo me, da La Notte del Giudizio, che è Die in One Day, Improvvisa o Muori. È un film di Eros D'Antona del 2018, dove un padre... Tanto lo apro. Si sa mai che dentro trovo 50 euro, che ne so. Tac. C'è questo padre che deve cercare di riprendersi la figlia. Si deve un po' redimere perché è un cazzone. E l'unica via d'uscita è partecipare a un gioco teatrale di 24 ore che poi probabilmente si rivelerà una roba piuttosto violenta. Sono curioso di vederlo perché io ho una buona sopportazione anche per il cinema non perfetto, insomma sviluppato con poche risorse, e mi piace tifare per il cinema indipendente, non solo italiano, ma qualsiasi tipo di film, solo che quelli italiani di solito hanno ancora meno soldi dei film indipendenti di altri paesi, quindi sicuramente hanno di più, scatenano il mio senso di protezione. Oh, qua c'è una lacuna mia. È sicuramente una lacuna che dovevo colmare. Il CG Entertainment mi ha mandato A Enigma di Lucio Fulci, versione Blu-ray Limited Edition DVD più Blu-ray Disc da nuovo Master HD. Insomma, mica male. All'interno ci sono pure due card da collezione. Questa collana è curata da Notturno Cinema, quindi c'è anche un contributo, ci sarà sicuramente un librettino. Adesso lo andiamo ad aprire. A Enigma del 1987 di Lucio Fulci. Andiamo ad aprirlo. Senza romperlo magari. Oh, cartoncino così mi piace un sacco. Bisogna averne molta cura perché si rovina col tempo. Oh, che bellezza. Ma che bellezza. Nero azzurro. Come la mia fede calcistica. Prendiamo le cartoline. Belle cartoline. Sono proprio in stile... come quei vecchi posterini che mettevano all'interno del cinema con le foto del film. Poi negli extra di A Enigma. Suoni dal profondo. Featurette con il compositore Carlo Maria Cardio e il montatore Vanio Amici. Non male. Strepitose, veramente una bellissima edizione. Questo sono un film che sono sicuro di aver visto almeno due volte quando ero piccolo.
mi era piaciuto un sacco, mi aveva angosciato anche abbastanza, ed è del grande maestro che io adoro, Giorgio Romero, Monkey Shine, Esperimento nel terrore, Blu-ray, un film del 1988. Praticamente la storia di sto paraplegico che gli danno una scimmietta che poi diventa matta, non mi ricordo per quale motivo diventa matta, solo che lui, essendo paraplegico, sai com'è, le scimmie hanno il pollice opponibile, quindi possono afferrare coltelli, tirarti una banana, insomma, se si incazza una scimmia sono cazzi. Ci sono delle scene fighe, mi sembra, anche con il trasportatore della sedia a rotelle su per le scale, cose così. È un film sicuramente che riguarderò, perché poi in questa qualità rende molto di più. All'interno ci sono i contenuti extra, trailer, spot, dietro le quinte, effetti speciali, finale alternativo, questo è interessante, galleria fotografica, interviste, scene tagliate, commento audio di Giorgio Romero in lingua originale. Cioè, c'è un botto di roba, non lo diresti mai, ogni tanto nei Blu-ray c'è un botto di roba. E insomma, andiamo avanti. Questo è un film sconosciuto per me, nel senso che l'ho visto in giro, c'è anche su qualche piattaforma di streaming legale, intendo. Digers è un film russo, che Diger, un film russo del 2016 di Tikhon Komev, insomma un nome russo che vi devo dire, non è facile. Ambientato in una metropolitana, che insomma scompaiono delle persone dentro questa metropolitana, e un gruppo di ragazzi decide di andare a cercarli perché dentro ci sono dei loro amici. Insomma, è la classica idea del cazzo che uno gli viene in un film horror, no? Statevene a casa, pace, fatevi nuovi amici. È un film che omaggia, o comunque trae ispirazione, o chiamatelo come volete, film come Predator, Alien, eccetera. Non l'ho visto, mi sembra che qualcuno me ne abbia parlato bene, o benino, diciamo. Per cui, se già è un film di cui mi parlano benino, vale la pena darci un occhio. Diger. Altro film che non ho visto, o forse sì ma non me lo ricordo, perché veramente stiamo parlando di tutta una serie di film che, sia come nomi che come tematiche, si somigliano molto. Cannibal Movie, Umberto Lenzi è uno di quelli che ne ha fatti di più. Mangiati Vivi, film del 1980 di Umberto Lenzi. Lui aveva già fatto un film prima, forse uno dei primi film Cannibal, nel 1972, Il sesso nell'isola, una roba del genere. Io qualche film di questi li ho visti, però non me li ricordo tutti. Lui è anche regista del più famoso, diciamo, Cannibal Ferox, che ha girato dopo di questo, Umberto Lenzi. Poi qua ci sono pure un paio di men, quindi, oh, carino il disco, uguale alla copertina. Andiamo ancora su un film che non ho visto. Interessante, perché è un po' che sento il titolo girare, e quindi ho detto, ora me lo faccio mandare e me lo guardo. Mockingbird, in diretta dall'inferno. Film diretto da Brian Bertino, che è anche il regista di The Strangers, del 2014. C'è un pagliaccio, il regista di The Strangers, qua c'è scritto. Poi mettono sempre dai produttori della Notte del Giudizio e Paranormal Activity, ma a noi non ce ne frega niente dei produttori, perché non sono garanzia di bellezza, mentre piuttosto il regista invece sì. Comunque è molto curiosa la storia, ve la leggo così faccio prima. Tre persone ricevono in regalo una misteriosa telecamera accompagnata da un ultimatum. Dovranno continuare a filmare o moriranno. Preparatevi a scoprire il vero terrore in prima persona, quindi è un Mockingbirds, mockumentary. I filmati girati da queste vittime ignare riprendono una serie di eventi così realistici e spaventosi che non crederete ai vostri occhi. Davvero fregno, veramente un film fregno, almeno credo, spero che sia un film fregno. Ultimi due sono due chicche. Uno è un film abbastanza recente di cui uscirà un sequel, e uno è una bomba galattica. Prima vediamo il penultimo. Benvenuti a Zombieland, film con Woody Harrelson, horror comedy, una delle più epiche insieme a Shaun of the Dead, eccetera, dell'ultimo periodo. Benvenuti a Zombieland del 2009 di Ruben Fleischer con Woody Harrelson, grandissimo protagonista di Natural Born Killer e di tantissimi altri film divertentissimi. È un attore molto simpatico, molto bravo a fare il pazzo, probabilmente lo è veramente. C'è anche quella gragnocca di Emma Stones. Ma parliamo di cose serie. Questo film è un cult, sia per come è diretto, per l'idea di base, sia per questo, e sia per, vabbè, la famosa epica scena di in slow motion all'inizio con gli zombie. È veramente una delle cose più fighe che si è vista ultimamente nell'ambito del genere horror. E poi la vera chicca di Zombieland
è la presenza del grandissimo, unico, insuperabile Bill Murray. Già solo per questo vale tantissimo. Il regista di Zombieland purtroppo è anche il regista di Venom, che però non è girato male come film, semplicemente la scrittura di quel film è una vera ciofeca. Noiosissimo, l'ho interrotto a metà. Però è anche il regista di Zombieland 2, o meglio, Zombieland Double Tap. Questo è il titolo originale in inglese, tradotto letteralmente doppio tocco. Non so cosa voglia dire perché non mi sono ancora informato sul film. In Italia penso si chiamerà solo Zombieland 2. Viva l'originalità. Negli extra, scene eliminate, commento degli attori Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, del regista, degli sceneggiatori, In cerca di Zombieland dietro le quinte, gli effetti visivi e i trailer. Insomma, mica male. Benvenuto a Zombieland. Ultimo pezzone. Ho lasciato per ultimo veramente il pezzo più figo di tutti, perché pensare di avere questi film qua in Blu-ray in una buona qualità è sempre veramente una roba da sbavare, da far veramente godere come dei ricci. Stiamo parlando di Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, del grande Ruggerone nazionale. Ragazzi, Ruggero Deodato io non l'ho conosciuto di persona, però l'ho visto parlare in varie fiere, così così. È veramente una persona molto simpatica e racconta delle cose molto divertenti. Cannibal Holocaust, film adesso vi leggo qua perché film del 1980 di Ruggero Deodato, censurato in 23 paesi nel mondo. Addirittura Deodato fu arrestato perché la gente pensava che fosse un vero filmato di gente uccisa, rapita, eccetera, cose terribili. Con Luca Barbareschi, li sappiamo, insomma, gli attori famosi. Film che ha ritracciato i limiti dell'estremo, sì, possiamo dirlo, perché all'epoca era veramente forte e potente. Non vi sto a dire la storia perché mi sembrerebbe un po' ridicolo. Negli extra abbiamo The Cannibal Files, intervista a Ruggero Deodato, intervista a Carl Gabriel York, The Green Inferno Files, intervista a Eli Roth, pensate perché loro sono molto amici, trailer e easter egg. Ah, che bello gli easter egg. Apriamolo. Ah! Sono stato mangiato vivo dal Blu-ray di Cannibal Holocaust. Bello. Ah, qua hanno trovato un modo per metterci dentro un po' di testino che andremo a leggere. Concludo questo unboxing dicendovi che di questo film ne voglio parlare ancora. Allora, no. Aneddoto molto bello di questo film che ho sentito direttamente da Deodato a una convention, insomma una fiera. Insomma, Deodato aveva deciso che in una scena voleva impalare sta povera ragazzina, che tra l'altro non parlava minimamente nessun tipo di lingua. Quindi per Deodato fu molto difficile spiegarle e farle capire che nel film lei avrebbe interpretato una ragazza che veniva violentata e poi impalata. Voi immaginatevi una che non capisce una parola e deve girare queste due scene, gli devono essere spiegate. E insomma, però è andato tutto bene. A detta di Deodato la ragazza comunque è stata molto tranquilla, non si è particolarmente impressionata o preoccupata, ha girato le scene e non è successo nulla di che. Molto interessante il fatto che lui la sera andò da Aldo Gasparri, responsabile degli effetti speciali del film, e gli disse: senti Aldo, io questa ragazza qua io domani la voglio impalare nel film, quindi trovami un modo per impalarla. E cazzo, Aldo Gasparri era preoccupato perché diceva: come cazzo la impala? Al che fa: va bene dai. La mattina presto arriva Aldo Gasparri da Deodato e dice: toh, ecco qua, e gli fa vedere un sellino di una bicicletta. E Deodato rimane un po' così interdetto: cos'è sto sellino della bicicletta? E lui gli dice: prendiamo un palo, ci mettiamo sopra il sellino mettiamo la ragazza, in bocca alla ragazza gli mettiamo un altro palo, è tutto sangue. Parole testuali di Ruggero Deodato. Insomma, è così che hanno fatto l'effetto dell'impalamento. Veramente, cioè, questo è il bello del cinema, la magia del cinema, l'ingegno e la capacità di trovare queste idee che poi danno dei risultati veramente eccezionali. Il film è famoso anche per l'uccisione di certi animali e le polemiche che sono nate, ma su questo io ho un pensiero tutto mio che è quasi a favore di Deodato e lo spiegherò in un video che troverete sul canale prossimamente, cercherò di farlo il prima possibile. Questo è tutto per quanto riguarda questi fantastici film, adesso ve li metto tutti in ordine. Questo è tutto per l'unboxing di CG Entertainment e l'aggiornamento della collezione, perché questi poi sono film che mi rimangono e che andranno nella mia collezione, che è un po' qua e un po' là. Questi sono i film, trovate i link in descrizione per acquistarli. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, abilitate il vostro smartphone alle notifiche di YouTube, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video.